Ma ti immagini se mi lascia un fio laziale? Meglio Frocio. Arbitro! Butta l'antenna e attacca il televisore alle corna che arrivi dritto a Zadalli! All'ultimo minuto pareggio nel campo basso e l'arbitro Mesuti dà in questo momento il segnale di chiusura. Sugli spalti intanto si scatena il finimondo. Il fatto è che avete sbagliato la campagna acquisti. Ma lo sai chi dovevate comprare? Chi? L'arbitro! Vero papà? Ma mica uno solo! Uno per ogni partita! Oh. Oh. Chi ha segnato? Di Bartolomei! Rossino! Rossino! Bellissimo! Mettere a fumare la pippa che te famo presidente della Repubblica! Perché era dei nostri tuo padre, eh? E c'è da dirlo, laziale puro sangue! E che mestiere faceva? C'aveva un bar. Ah. Era conosciuto da tutti nel quartiere, il bar Forza Lazio. Pensi che c'aveva pure le tazzine bianche e azzurre, così chi veniva a pigliare il caffè da noi. Ma pure la tazzina giallorossa. E te credo, così si vuoi beve devi baciare i colori della Roma. Il gol è difatti certamente da convalidare. Ci si chiede semmai dove trovi tanta energia un direttore di gara dall'apparenza così minuta. Ma che te credete far signore qua dentro? Ancora n'hai lavati i piatti! Non si potrebbe addobrare la lavatrice! E allo stadio non ci vai mai? No! Neanche se gioca la Lazio? Ma che me frega a me della Lazio? Non hai capito, questa è una fabbrica laziale. Se non vieni allo stadio, Pecorazzi, ti licenzia. Ma io sono romanista. No, tu sei disoccupato. Carta giallo-rossa! Ma la faccio mettere in tutti i cessi dell'azienda. Che te ne pare? Geniale, commendatore. Ogni culo laziale esulterà. Eccola la prova che cercavo. Questa voglia, Manuela, non ce l'ha mai avuta. Mai! Queste non sono le chiappe di mia moglie. Effettivamente, Manuela, questa voglia non ce l'ha. Ma tu come fai a saperlo? Senti, devo dirti una cosa importante. Sì, che cosa? La devi piantare di fare il doppio gioco. C'ho paura che vada a finir male. Ma io c'ho paura che va a finire malissimo. Ah, lo sapevo! Un piatto pieno di corna me volevate far mangiare. Ma allora volete proprio farmi sbottare? Ma allora me volete far arrabbiare? Guardi signora che se io mi arrabbio, faccio un macello faccio! Ha capito? Oh, ma che sei diventato matto? E questa come si spiega? Che cos'è? Non lo riconosci? È la foto della prima comunione, no? Ma figlia mia, come te sei imputtanita! Che le dicevo, tale madre! Fittate! Oh! Mia figlia è una santa! Cornuto! E non lo passo più! Finiscilo! Chissà chi è quel beccaccione, me verrebbe voglia di andare lì e dai a ducarci in bocca. No, è una bestia. È una bestia. Senta, certe cose è meglio non vedere. Gol! 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 Eh sì, insomma, è gol. Papà, mi vanno a ammazzare. Mi fanno bene. Tu sei laziale. Giuda! Giuda! Portarsi dalla Lazio! Portarsi dalla Roma! Ma vaffanculo! Portarsi da Pecorazzi! Portarsi via! Portarsi loro! Portarsi del pallone! Ma non potevo nascere a Zurigo!